Allora, questo è il mio computer, ok? Ho farming aperto e basta. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in missione, sono Genem e oggi siamo tornati finalmente su Farming Simulator 17 nella mappa Hagenstedt. Allora, non ho registrato per un bel po' di tempo perché non c'erano mod che mi entusiasmavano tanto. Però, ora hanno aggiunto delle mod nuove che mi piacciono e ve le voglio fare vedere. Questa è la seconda volta che registro questo video perché ho perso la prima registrazione, quindi ho venduto tutto. Ho tentato di rimettermi i soldi che avevo all'inizio, non ci sono riuscito, ma comunque non è che avevo speso così tanti soldi. Quindi comunque, cominciamo subito. Allora, sono per lo più oggetti posizionabili e poi un'altra piccola cosa che è negli animali. Iniziamo subito con un display che potrebbe essere anche molto utile, che ci dice quante cose abbiamo all'interno del silos. Ad esempio, questo lo possiamo mettere qui. Poi serve ovviamente il pannello di controllo. Ok, perfetto. Adesso ve lo mostro. Quindi qui ci dice quante cose abbiamo e la capacità massima. Poi andiamo dalle pecore, perché lì c'era la torre idrica. Ora io l'avevo venduta e ne ho messo un'altra e ve la faccio vedere subito. La torre idrica in questione è davvero molto più bella, sembra più moderna ed è questa. Eccolo qui, serbatoio idrico, perfetto. Un'altra mod che ho aggiunto è molto interessante. Allora, ho aggiunto la mod degli alveari. Però per non fare una cosa così, una zona piena di scatolette così, vorrei mettere degli alveari, questi qui. Solo che i soldi poi non mi bastano per fare le altre cose, quindi ne ho messi 3. Poi vediamo se riesco a darmi 60.000 euro e li metto. Per ora però vi mostro questi alveari piccoli. Non costano nemmeno poco, 500 euro ciascuno. Praticamente ne avevo messi 4 per ogni alveare grande. Perfetto. Guardate che sono belli. E poi magari ne metto un po' di più e ogni ora comunque mi danno un tot di soldi. Potete sentire anche le api qui intorno. E adesso vi mostro la mod più bella che ho aggiunto. Allora, se andiamo su animali, ho aggiunto questa mod, la mod del pony. Si può fare sia nero che marrone, rosso marrone. Prendiamo un rosso marrone. Eccoci qua. Siamo sul pony. Guarda che bello. Se premo 0, che di solito è quello per il tasto per il clacson, gli trisce. E a questo pony si ci può collegare ovviamente un carretto. Si può fare standard, only platform, non so cosa è, però facciamo standard. E ovviamente poi c'ha le sue cose, che io ho già comprato, mi sono rimaste in fattoria. Quindi prendiamo solo il carretto, lo si può agganciare come un normale cassone. E io però non so se può agganciare anche i cassoni. Va a 30 all'ora al massimo. Se premo F si accende la lampada posteriore. Davvero molto molto bello. Adesso se fanno mod del genere, magari con strumenti antichi, potrei provare a fare una serie con, diciamo, con farming all'antico. Ok, io avevo comunque intenzione di mettere il pony qui. Metterlo qui nella casetta della fattoria. Qui c'erano le cose che avevo comprato nell'episodio fantasma, si può definire così. Inoltre avevo messo delle mangiatoie. Questa è per il fieno e questa per l'acqua. E praticamente lui poi può fare, diciamo, un rifornimento, perché come potete ben vedere in basso a destra non ha la barra della benzina, ma la barra
della sete e della fame. Allora, oggi farò vedere comunque solo mod, diciamo, di estetica, non troppo funzionali. Poi ho aggiunto un'altra mod che potrebbe essere anche interessante qui per gli alveari. Ci sono sia queste recinzioni, ho aggiunto queste qui col filo spinato. Oppure si possono mettere anche queste, una staccionata. Fatemi sapere se vi piace, secondo me ci sta. Ok ragazzi, allora ho fatto la staccionata e ora mettiamo pure un bel cancelletto. Ok, mettiamo un paletto perché messo così non ha molto senso, quindi ok ragazzi, prendiamo il pony, peccato che non si possa saltare. E praticamente dove l'ho messa adesso la porta? Ok, la fermentazione del silo è chiusa. Ah ok, si apre pure in automatico, quindi se io faccio così, no, è solo pedonale. Ok, quindi col pony non ci posso uscire, ma va bene. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio tantissimo per la visione, te lascio un mi piace se è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate qua sotto scrivendo qualsiasi cosa e proponendomi anche mod che magari vorreste vedere. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!